sedute del 26 novembre. Dibattito sulle indagini giudiziarie su fondi regione. Seduta straordinaria sull'IRPEF. Consiglio autonomie locali. 7 giorni in consiglio. Il presidente della Giunta regionale Roberto Cota è intervenuto in apertura della seduta del 26 novembre in merito alle indiscrezioni giornalistiche sulle indagini in corso su numerosi esponenti di Consiglio e Giunta regionale. La comunicazione del presidente ha dato luogo a un acceso confronto per chiarimenti. In una pausa dei lavori, l'ufficio di presidenza e vari consiglieri hanno ricevuto una delegazione di rappresentanti del comitato NOF-35, contrari ai lavori di assemblaggio dei cacciabombardieri presso l'aeroporto di Cameri. Nel pomeriggio è stata svolta la seduta straordinaria sull'IRPEF. In primo piano. Il presidente della Regione Roberto Cota ha svolto il 26 novembre una comunicazione sulle indagini giudiziarie in merito all'utilizzo di fondi regionali che coinvolgono numerosi assessori e consiglieri. Ne è seguito un acceso dibattito. L'asprezza del confronto ha portato ad interruzioni dovute ad intemperanze tra alcuni consiglieri, subito rientrate per l'intervento dei consiglieri questori. L'ufficio di presidenza e il presidente Valerio Cattaneo hanno espresso rammarico per i comportamenti non appropriati. Nel pomeriggio del 26 novembre il Consiglio regionale ha svolto, su richiesta del Partito Democratico, una seduta straordinaria sull'addizionale IRPEF per il 2014. Nell'ampio dibattito anche le comunicazioni dell'assessore al bilancio Gilberto Pichetto Fratin. Sul medesimo argomento sono poi stati discussi, votati e respinti l'ordine del giorno di Andrea Buquicchio, Italia dei Valori, e la mozione di Aldo Reschigna, Partito Democratico, che chiedevano rispettivamente la diminuzione delle maggiorazioni all'aliquota e il rispetto del principio della capacità contributiva. Abbiamo chiesto attraverso questo Consiglio regionale straordinario alla Giunta e all'assessore Pichetto di rivedere un provvedimento assunto dal Presidente della Giunta Roberto Cota, che peggiora già l'aumento deciso a maggio per quanto riguarda l'IRPEF. Significa aumentare l'IRPEF per i redditi più bassi e questo noi crediamo sia sbagliato ed è per questo che abbiamo chiesto di rivedere questo provvedimento attraverso questo Consiglio regionale. Giusto parlare di redistribuzione del reddito in un momento così difficile, però basta con le parti commedia che fa il Partito Democratico. È solo di oggi, di questa mattina, questa nuova tassa, la IUC, che sembra più all'acronimo trovato da un ubriaco e quindi l'ennesimo balzello rispetto alla serietà di una proposta che qui in Piemonte non abbiamo ancora visto sulla redistribuzione dei redditi. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha eletto il suo secondo vicepresidente, è Mauro Barisone, consigliere comunale di Vinovo, Torino, e vicepresidente dell'ANCI Piemonte. Nella riunione il CAL ha poi espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento di alcune modifiche al testo, al disegno di legge sulle attività estrattive e a quello sulla montagna.